Non lo so che gli è venuto in testa a questa persona, non... perché non è, dice che è uno fuori di testa. Franco Fioretti, imprenditore agricolo, uccide con un fucile da caccia il figlio Felice e la moglie Angela e poi si suicida. La strage nell'azienda agricola di famiglia. A dare l'allarme a un operaio che avrebbe sentito una lite e poi gli spari. Una lite tra padre e figlio per la gestione dell'azienda o di altre proprietà potrebbe essere all'origine della strage familiare. I carabinieri di Capua hanno ascoltato persone vicine alla famiglia Fioretti per ricostruire le dinamiche familiari. Non lo so che gli è venuto in testa a questa persona, non... perché non è, dice che è uno fuori di testa, è uno proprio con la testa a posto. Era una bravissima persona, e avevamo, con mio marito erano amici, insomma avevamo amici, però è stato qua pochi giorni fa che ha preso dei cestini, quelli là di plastica, che gli servivano una ventina di cestini per mettere le ciliegie che le dovevano regalare. Siamo rimasti proprio tutti scioccati. La moglie, so che lei non veniva mai in campagna, proprio tranne qualche volta così, ma no, di sfuggita, ma la moglie non veniva a aiutare il marito in campagna. A noi non ci ha detto mai niente. Diceva che faceva questa attività, se la vedeva lui con gli operai. E si lamentava qualche volta che lui era troppo speso, cose così. Ma proprio tutta la famiglia, erano brave persone, senza offesa non gli mancava niente, stavano bene.